Spettacolo ragazzi, spettacolo puro per una ragazza che si è fatta col tempo tennisticamente parlando, che però ultimamente no, la coppia con Furlan, il suo allenatore, veramente sta dando dei frutti pazzeschi perché comunque Paolini è migliorata praticamente in tutto e merita assolutamente la classifica che ha e merita questo risultato, indipendentemente da come poi andrà la finale con Swiatek e Roland Garros, in pratica sembrano essere una cosa sola, quindi lo sappiamo, sfavorita Paolini, però attenzione, attenzione perché la Swiatek l'ultima volta che ha incontrato Paolini è stato praticamente quasi 2 anni fa e Paolini non era assolutamente questa, quindi attenzione, sarà molto molto difficile però, mai dire mai, mai dire mai. Comunque Jasmine batte Mirra Andreeva 6-3-6-1 giocando veramente veramente bene. Sì, ok, la sua avversaria, 17enne tra l'altro, ricordiamolo, avrà altre occasioni perché è forte. Io, cioè, dico sinceramente che il destino oggi veramente ha voluto che andasse in finale Paolini perché ha 28 anni, ha quindi più di 10 anni di più rispetto alla sua avversaria di oggi, quindi a Mirra Andreeva, che, ripeto, potrà rifarsi in futuro. Paolini invece ora deve spingere, ora era il momento di raggiungere un traguardo così importante. Però dicevo, Paolini gioca veramente bene, nonostante comunque l'avversaria non è che abbia fatto la partita perfetta, però Paolini gioca veramente, veramente bene. E il 6-3-6-1 è un risultato più che meritato, insomma, poco più di un'ora di partita e quindi finale garantita. Che spettacolo e da quello che leggo sui social, tra l'altro anche stranieri, no? Cioè, la gente ama, sembra amare quasi Paolini per il suo sorriso, per il modo di fare, appunto per la grinta che mette in campo. Magari banalmente vedono che è piccolina, quindi comunque di statura di base potrebbe fare più fatica rispetto ad altri, però ci mette sempre il 3000 veramente il 3000% dell'impegno in ogni partita, in ogni momento, poi quel sorriso, insomma, evidentemente è questo che sta facendo sì che Paolini sia amata, insomma, anche all'estero, ecco, e non solo in Italia. Poi vabbè, commenti degli stupidi ci sono sempre e ci saranno sempre purtroppo. Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. 6-3-6-1, 4 volte strappa il servizio Paolini ad Andreeva. 4 volte. Lei non si fa breccare mai, anche se deve salvare 6 palle break. E uno dei momenti chiave, subito all'inizio, era sotto 0-30. Praticamente al terzo game, secondo terzo game, adesso non ricordo con precisione, però comunque subito un momento, no? Di difficoltà, perché? Perché, come ha detto anche lei stessa nell'intervista in campo, inizialmente doveva sciogliersi un pochino e in quel momento prendere un break subito, ok, magari poteva non essere decisivo ai fini del set, quindi poteva eventualmente controbreccare successivamente Jasmine. Però comunque importante avere evitato un break subito all'inizio. Innanzitutto quello. Poi man mano si scioglie, i colpi vanno di dritto, di rovescio. Veramente bene, 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 bene. Poi 80% di prime in campo, molti punti vinti, insomma, con la prima di servizio. Più della metà dei punti vinti sulle seconde di servizio. Mentre la sua avversaria Andreeva ha comunque a livello di percentuale, ha delle percentuali più basse sia sulla prima di servizio, sia sui punti primi vinti sulla prima di servizio, sia sui punti vinti sulla seconda di servizio e sia proprio sulle prime di servizio messe in campo. Poi errori non forzati, ecco, quello che spicca, il dato che spicca sono i 29 errori non forzati di Andreeva contro gli 11, comunque. Siamo lì, insomma, poco più di 10 di Paolini, quindi Andreeva comunque sbaglia molto di più da quel punto di vista. E Paolini prende porta a casa, ma ripeto, tutto, tutto super meritato questo percorso e questa finale raggiunta.
questa finale raggiunta. Ora affronterà una Swiatek che si è sbarazzata di Cory Gauff, non senza difficoltà comunque, ok. Se si va a vedere il punteggio sembra uno dei match abbastanza dominati, no? Uno dei match classici della Swiatek. Anche in passato è successo comunque da parte di Iga di vincere bene, molto bene contro Cory Gauff. Però comunque, ad esempio, anche nel secondo set Gauff era avanti 3-1, Iga poi reagisce, insomma, Swiatek e Roland Garros sembrano essere una sola cosa. Questa è la quarta finale a Roland Garros e quindi per questi motivi sarà molto molto difficile sabato fare l'impresa. Però, arrivati a questo punto, ripeto, tutto quello che viene non è guadagnato di più, perché raggiungendo la finale e andando a sfidare la numero uno che sembra imbattibile su questi campi, su questo campo, anzi sul Philippe Chatrier soprattutto, già questa è una vittoria. Però attenzione a non fare l'errore allo stesso tempo di accontentarsi e magari no, anche inconsciamente, scendendo in campo sabato, prime difficoltà, Swiatek va avanti, magari ecco, ti sbraghi un pochettino. Cioè, l'unico mio cruccio, l'unica mia paura è che si possa subire eventualmente un'imbarcata dando per fatta la sconfitta già da subito, no? Tipo, ok, non accadrà quello che successe a Roma pochi anni fa, no? Tra Swiatek e Pliskova, credo, doppio 6-0 in finale, credo, roba veramente umiliante, umiliante, meno di un'ora di match. Tra l'altro un doppio 6-0 c'è stato in questo torneo, proprio, indovinate, grazie a chi? Grazie a Swiatek che rifila in 40 minuti un doppio 6-0 a Potapova, veramente impressionante. Però dai, dai, quindi l'unico mio cruccio è quello. Poi per il resto, dovesse combattere, dovesse fare una bella partita, dovesse giocare come ha fatto fino adesso Paolini, certo, si dovrebbe provare a fare anche un po' di più per battere questa Swiatek, però già se dovesse avere un livello molto buono e poi la Swiatek dovesse vincere, ok. Grande Jasmine, grandissima Jasmine. Però ecco, si parte decisamente sfavoriti, no? Dai pronostici. Però attenzione, perché una giornata un po' così può capitare anche per l'avversaria. Una giornata in cui magari Swiatek, anche no, non volendo più di tanto, sottovaluta la Paolini. Non so perché si sente più forte, appunto perché gioca praticamente insomma, sul Philippe Chatrier dove è di casa, quindi anche, ripeto, non troppo volendo, potrebbe sottovalutare Paolini, non lo so, varie dinamiche. Comunque, forza Jasmine, forza, forza Jasmine per questa finale, ovviamente già entrata in top 10, best ranking e quant'altro. Grandissimo risultato. Un'altra finale l'abbiamo raggiunta con Bolelli e Vavassori che si sono presi la rivincita a livello slam su Bopanna ed Ebden che li avevano battuti in finale all'Australian Open. Ora, secondo slam dell'anno, un'altra finale raggiunta. È un ottimo segno, non è un buon segno, è un ottimo segno. E non si sa ancora gli avversari che affronteranno in finale perché l'altra semifinale si deve ancora disputare, si deve ancora giocare, insomma, però Bolelli e Vavassori sono diventati una certezza e questa è una grandissima cosa. Oltretutto, per quanto riguarda i doppi, Paolini scenderà nuovamente in campo domani in coppia, no? Con Sara Errani, semifinale. Affronteranno Kostiuk e un'altra giocatrice che non ricordo in questo momento. Comunque, semifinale, dovesse andare in finale anche nel doppio Paolini, veramente, vabbè, insomma, ciliegina sulla torta. E se lo meriterebbe tanto anche Sara Errani, sinceramente. Poi, se vogliamo, abbiamo un semifinalista anche nel Roland Garros Juniores, Carboni, che raggiunge appunto la semifinale, quindi bene da questo punto di vista anche lì, anche in quel torneo. E quindi, che dire? Iscrivetevi, campanella mi piace, ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Domani, appunto, Errani e Paolini in campo. Ma soprattutto Sinner contro Alcaraz, che sarà la prima delle due semifinali, credo inizierà alle ore 14:30. Speriamo bene, anche se mi sento di dire Alcaraz un più fav insomma, favorito rispetto a Sinner, perché Alcaraz, ecco, questa superficie, Roland Garros, insomma, però dai, dai, Jannik, forza Jannik, forza Azzurri in generale. Al prossimo video.